amici di Giacomo, un bel piacere quello di questa sera qui al Casinò di Campione, perché come potete vedere anche dal video, eccola qua, mostriamola bene. Paolo Cecchetto ci mostra la sua splendida medaglia d'oro handbike conquistata a Rio. Paolo, allora, beh, tra l'altro sei anche comasco, quindi sì, voglio dire, questo è un doppio orgoglio anche per noi. Che belle emozioni, sei stato felice ovviamente di questo premio di campione d'Italia, eh? Certo, sì, mi ha fatto molto piacere e devo dire un onore, ecco, perché essere scelto tra tutti, diciamo, gli atleti che hanno partecipato alle Paralimpiadi, insomma, mi ha fatto un grande piacere, ecco. E infatti ringrazio anche tutta la stampa che mi ha scelto per questo diciamo, premio. Sei stato al pari di altri, ovviamente, però un po' un emblema, un simbolo, insomma, quando questa tua emozione, questa gioia manifestata così genuinamente, no, alla fine. Senti, e dicevi però adesso che Rio 2016 è una tappa. Perché Paolo Cecchetto non è vecchio, anzi, o sbaglio? Io non mi sento vecchio, ecco, perché comunque vincere un oro vuol dire che sei al top, e per cui non ci penso, a quello non ci penso. Ma tu hai detto ci vediamo fra 4 anni, hai detto? Sì, l'hai detto, sì, come, esatto. Battuta o perché sei convinto davvero, ma Paolo? Diciamo che lo dico un po' così, ecco, anche un po' per scaramanzia e un po'... perché ci credo, ecco, sì, un po' di sana follia a volte va bene, e sognare è lecito. Io penso che, ecco, per me adesso rimane un sogno. Comunque un atleta come me, comunque quando arriva a tagliare un traguardo, dopo tagliato il traguardo pensa già alla nuova partenza. E quindi Tokyo 2020, esatto, Paolo, esatto. È lì che ti aspetta, no, voglio dire. Hai detto una cosa molto bella nel video che hanno proiettato a Campione: mai arrendersi, mai mollare. E se lo dici tu che sei su una sedia a rotelle, lo ha detto anche Giusy prima, credo che è una lezione un po' per tutti, Paolo. Ma certo, perché così. Io sono caduto. Quante volte hai avuto l'idea di mollare durante la tua carriera, prima di arrivare poi a questo grande risultato? Ma sicuramente, va bene, dopo l'incidente il trauma è talmente enorme che uno è a terra e deve trovare tutte le forze per risollevarsi, per rialzarsi anche dopo una batosta del genere. E bisogna trovare la forza, e lì cresce la tua autostima. Se tu raggiungi quell'obiettivo lì, nessuno più ti può fermare. E credo che nessuno ti possa più fermare. Assolutamente. No, perché questi sono degli insegnamenti, sono veramente cose bellissime. Ascolta, un'ultima cosa, Paolo, poi ti lasciamo, ma adesso com'è la vita di Paolo dopo questa bellissima medaglia che io credo tu ti terrai lì? Quante volte te la guardi al giorno, Paolo? Diciamo che... Beh, guarda, adesso ce l'ho sempre dietro, perché tutti la vogliono vedere, più di me forse. È bella, guarda che bella. Sì, veramente... è bellissima, secondo me è più bella anche di quella degli Olimpici, non perché... Non dirlo, perché sennò... No, lo dico perché anche il presidente Pancalli ha detto che noi ne abbiamo vinte 39 e ne abbiamo vinte più degli Olimpici, così, ecco. Bisogna anche rimarcare questa, certo, cosa. No, perché... dicevo, adesso la vita di Paolo com'è dopo questo oro? Ma nulla, io sono sempre Paolo di prima, sono sempre quello che deve affrontare la vita quotidiana, che è fatta di, insomma, della quotidianità che avevo prima, portare i figli a scuola, insomma, andare al lavoro, eccetera, eccetera. Però adesso qualcuno insomma ti ferma per strada, sì, ti stringe la mano, bravo Paolo. È da quando sono tornato da Rio che io non ho pace, però è molto gratificante, mi fa un enorme piacere vedere la gente, insomma, che ti ferma, ti riconosce, mi dice: ah, ma tu sei quello, ti ho visto, mi hai fatto piangere, mi hai emozionato. Questo è un comune denominatore, l'hanno detto un po' tutti. Chiudiamo, Paolo, davvero con l'ultima cosa: il merito vostro tra i tanti vostri atleti paralimpici è quello di aver fatto emozionare forse addirittura di più degli atleti olimpici, e questo è una barriera che cade, o comunque, o sbaglio?
io ho vinto questa medaglia per la prima volta alle Olimpiadi e ti posso dire quello che ho riscontrato dal mio ritorno. Tutti mi dicevano: Paolo, mi hai emozionato, mi sono messo a piangere, e tutti me l'hanno detto, per cui io questo vi posso dire, null'altro. Ecco. No, però dico, la barriera handicap, sì, cioè, ma certo, è abbattuta, l'avete scalfita sicuramente. Abbiamo scalfita, abbiamo fatto vedere che siamo degli atleti veri, certo. Soprattutto quello, e che a parte abbiamo anche superato i numeri cosiddetti dell'audience, per cui io penso e spero che nelle prossime Paralimpiadi, per quanto riguarda l'Italia, la RAI soprattutto, faccia vedere molto di più di noi. Oh Paolo, sei fortissimo, ti diamo l'appuntamento fra 4 anni. E ci sarò. Grazie Paolo, grande. Grazie, ciao.